You think I'm gonna leave, cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat, and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods. 45esima edizione del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, la gara riservata alla categoria professionisti, anche in questo 2023, grazie allo sforzo l'Unione Ciclistica Larcianese ha visto il grande ciclismo nella zona di Pistoia. Quest'anno, complice un problema logistico, è stato impossibile passare da San Baronto, visto che c'era questa frana che non ha reso possibile il passaggio, però comunque una gara che sicuramente sarà appassionante e da seguire. 117 gli atleti, che tra poco vedremo anche nelle nostre immagini, che hanno dato vita alla manifestazione, un grande classico del panorama ciclistico internazionale, e tante persone ovviamente non sono volute mancare a questo importante appuntamento. Una bellissima giornata, sole un po' nuvoloso, ma comunque ha reso la giornata sicuramente piacevole, un bel mix di società al via tra Professional, Continental e World Tour, che hanno appunto dato vita alla manifestazione. Prima di partire con la cronaca, però, abbiamo registrato per voi alcune interviste poco prima della partenza ad alcuni protagonisti e ad alcuni sponsor vicini all'organizzazione, alla società organizzatrice e agli sportivi. Quindi vi lasciamo alle interviste che abbiamo realizzato per voi e poi ci vediamo la gara per intero. Claudio Bettazzi, presidente CNA Toscana Centro, una gara professionisti di Larciano, una sicurezza per il territorio, così come lo siete voi. Certo, certamente, questa è una gara che caratterizza molto il territorio, ma soprattutto molto non solo l'atleta, la parte diciamo sportiva, ma anche chi costruisce le biciclette, visto che noi siamo un mondo fatto di imprese, quindi qui si sposa molto bene l'uomo e la macchina, in questo caso l'atleta. Per noi è motivo d'orgoglio perché, come diceva lei, caratterizza un territorio dove noi siamo fortemente presenti. Siamo diciamo tra gli sponsor e questo ci fa piacere, insomma, la nostra collaborazione in questi ambiti. Speriamo, insomma, che questo poi sia proprio di mandare un'immagine per quanto riguarda la nostra realtà anche a livello nazionale. Pasquale Pace, presidente della GEDAC, uno dei nuovi volti, dei nuovi sponsor per Larciano, però i distributori automatici sono conosciuti praticamente ovunque. Eh sì, i distributori sono ovunque, ovunque ci sono persone che consumano un caffè, noi ci siamo, quasi dappertutto. E posso dire a livello personale gran cosa? Sì, siamo soddisfatti noi per la presenza sul territorio toscano. E questa è una gara che ovviamente a livello internazionale, quindi per voi potrebbe essere anche veicolo di farvi conoscere anche oltre i confini nazionali. Ci fa molto piacere, infatti abbiamo iniziato questa sponsorizzazione, normalmente noi ci saremmo concentrati più su basket, rugby, calcio, e questa è la prima volta che noi veniamo nel ciclismo. E per ora l'impressione qual è? È bella, bella, belle persone, una bella zona, non ero mai stato a una corsa di ciclismo, sempre vista in televisione, quindi è tutta una novità per me. Allora buon divertimento. Grazie, grazie. Valerio Conti, innanzitutto come stai? Sto meglio, ho avuto un virus purtroppo nel momento che cominciavo a pedalare per raccogliere qualche risultato. In squadra abbiamo preso un virus intestinale, febbre, vomito. Però dai, sono guarito, le energie, vediamo quelle che saranno after virus. Oggi per voi è una gara da un sapore ancora più particolare. Sì, no, è la nostra gara di casa, quindi è un mondiale per noi. E la squadra è la squadra A, quindi si spera di fare un buon risultato, una vittoria, un podio. Presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, qui siamo un po' nel cuore pulsante, almeno toscano, del ciclismo, oggi monco del San Baronto, però si respira sempre una grande aria. In Toscana si respira sempre aria di ciclismo, ma ciclismo di alto livello, per cui oggi sono molto contento di essere qui perché sono già stato in passato, ma oggi c'è un sapore particolare perché c'è la Lega del Ciclismo Professionistico, che al momento è diretta dal commissario, l'avvocato Cesare Di Cintio, che sta dando un nuovo impulso a tutta l'attività professionistica, e oggi è proprio una di quelle gare dove si vedrà una visibilità diversa. So che anche appunto le televisioni stanno dando grande spazio
e mi fa piacere anche perché con l'amico Baronti che sostiene con la sua azienda questa gara merita assolutamente tutto quello che sta vivendo in questa giornata magnifica. Colui che l'anno scorso ha vinto, Diego Lissi, oggi con il dorsale numero 1 si prova a fare il bis. Sì, proviamo ad essere tra i protagonisti, abbiamo un'ottima squadra, quindi dai, speriamo sia una bella giornata e di provare a giocarci la vittoria. Correre su queste strade per te ha un sapore particolare? Certo, diciamo da toscano, insomma, già l'anno scorso è stato veramente un giorno speciale vincere la gara, è sempre bello venire a gareggiare appunto in zona e niente, insomma, mi godo la giornata. Abbiamo quindi sentito le impressioni da parte dei protagonisti, degli sponsor e degli esponenti anche della federazione, a dimostrazione di tutto quello che ruota intorno a una gara di questo tipo. Ovviamente non è voluto mancare il presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Cordiano Dagnoni, qui lo vediamo anche in compagnia di Adriano Amici, come uno degli organizzatori per il gruppo sportivo Emilia, che coadiuva a livello tecnico l'Unione Ciclistica Larcianese. Poi nel corso, dopo l'arrivo, avremo modo di sentire anche Baronti, così come altre personalità, li abbiamo un po' suddivisi tra prima e dopo la gara. Allora, andiamo a ricordare velocemente almeno chi sono le società alla via. Ovviamente ha aperto le iscrizioni, come abbiamo sentito anche dalle interviste, la formazione che ha vinto l'ultima edizione, l'UAE Team Emirates, ovviamente con Diego Lissi, poi la Stana, la IF Education, la Trek Segafredo, la Bingoal, poi la Bolton, la squadra di matrice neozelandese, la Eolo Cometa, la Green Project, la Q36.5, il Team Corratec, la Novo Nordisk, la Beltrami, la BS Carrera, la General Store, la MG Kavis, la Colpac, il Team Technipes e la Work Service. Abbiamo visto anche il primo cittadino di Larciano, Lisa Midei, insieme al primo cittadino di Lamporecchio, Alessio Torrigiani, che sembravano quasi implorare per il tempo, e possiamo già garantire che le preghiere sono state ampiamente ascoltate. E quindi dicevamo, un percorso almeno sulla carta un pochino più semplice, perché non prevedendo la salita, l'ascesa di San Baronto, sulla carta potrebbe essere più semplice limitandosi, se così possiamo dire, al solo fornello, però è comunque magari più aperta a tutte le varie opzioni della gara. Si corre all'indomani della conclusione della Coppa e Bartali, gran parte degli atleti che sono qui a Larciano hanno preso parte anche alla Coppa e Bartali, quindi probabilmente anche chi è ben uscito da questa gara a tappe, breve gara a tappe, sempre organizzata dal gruppo sportivo Emilia, probabilmente potrebbe avere un colpo di pedale sicuramente migliore. Partenza ufficiosa avvenuta, adesso gli atleti stanno affrontando un giro all'interno dell'abitato di Larciano, una sorta di omaggio alla cittadina in provincia di Pistoia, e poi raggiungeranno il rettilineo finale per il chilometro zero e quindi la partenza ufficiale. Un bel mix di squadre al via tra formazioni Continental, Professional e World Tour, sicuramente una vetrina importante per le formazioni Continental. Abbiamo visto poco fa inquadrato Andrea Innocenti, quasi atleta di casa, lui pratese, che corre nella formazione dell'Emilia Romagna della Technipes, che sicuramente avrà un pochino d'emozione in più alla partenza rispetto a qualcun altro comunque presente alla manifestazione. Dicevamo, comunque, vetrina importante per le formazioni magari Continental, che hanno la possibilità di misurarsi con questo tipo di ciclismo, e ci stiamo portando proprio all'altezza del chilometro zero. 10 i giri totali da percorrere, 6 sulla carta come sempre più semplici, con 6 giri pianeggianti e anche più brevi,
mentre 4 quelli più impegnativi con la salita del Fornello. Mossiere ufficiale della manifestazione proprio il sindaco Lisa Midei, coadiuvato però da tutte le varie personalità, compreso il presidente della società organizzatrice Gabriele Varignani, e avvio appunto della gara. Ad animare fin dai primissimi chilometri questo 45esimo Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano, Manuele Boaro, dorsale 12 per l'atleta della Stana, della squadra kazaka, che fin da subito prova ad animare la manifestazione. Dicevamo, primi 6 giri sicuramente più semplici, definiti tutto sommato pianeggianti, mentre poi la seconda parte, quella con le 4 salite del Fornello, sarà decisamente più impegnativa. Il canovaccio, per quanto riguarda le gare professionisti, è abbastanza rodato. In linea di massima si forma sempre una fuga piuttosto numerosa o meno via nei primissimi chilometri, e poi è quella che caratterizza almeno le prime battute, la prima parte della corsa. Ed eccolo un atleta di quelle formazioni che vi dicevamo che probabilmente avrà interesse nel cercare di essere protagonista, la Beltrami, formazione Continental, che sicuramente può vantare un bel palcoscenico quest'oggi nel cercare di mettersi in mostra. Tra questi è proprio Ettore Lo Consolo, che è all'esordio in una gara di professionisti. La formazione Continental sappiamo che può gareggiare almeno alcune gare con i professionisti, non tutte, poi però può comunque abbinare un'attività di dilettantismo vero e proprio, come siamo più abituati storicamente a considerarlo. Ovviamente questa non è la prima formazione per la Beltrami che corre con i professionisti, però nello specifico per Ettore Lo Consolo è proprio l'esordio nella massima categoria, quindi ci immaginiamo anche un po' di emozione in più anche per lui. E vediamo che ci sono vari tentativi che provano a formarsi sulla testa della corsa, ma almeno all'inizio il gruppo non sembra concedere spazio invece che viene concesso a questo tentativo. Si passa spesso e volentieri di fronte allo stabilimento della Neri Sottoli di Giuliano Baronti. Questa è la prima edizione del Gran Premio Industria e Artigianato che sente la mancanza di Giuliano Baronti. Dobbiamo dire che le gare sono iniziate da circa 2 mesi, a voler essere un po' larghi nella tempistica, e sono già tante le occasioni in cui viene avvertita l'assenza di Giuliano Baronti. I figli entrambi erano presenti come sponsor, come appassionati alla gara, ovviamente anche loro non hanno mancato di ricordare il padre, però è pur vero che sicuramente è un'assenza che si fa sentire, quella di Giuliano Baronti. E questo dicevamo quando siamo all'altezza dell'ultimo chilometro che porterà gli atleti poi sotto lo striscione di arrivo. Dicevamo, questo è un tentativo che ha visto lasciapassare del gruppo. Protagonisti erano 6 atleti. Intanto vediamo transitare il gruppo, dove sono soprattutto le formazioni del team Corratec e della UAE, che stanno provando a tenere sotto controllo questo tentativo. Gruppo che vediamo ancora numeroso, seppur allungato. Siamo più o meno all'altezza del triangolo rosso dell'ultimo chilometro. Questo tratto lo affronteranno sempre in ogni giro, sia che siano i giri veloci, diciamo i giri bassi, oppure quelli che prevedono la salita. Allora andiamo a ricordare chi sono i 6 atleti al comando, che tra poco vedremo sfilare di fronte alla nostra telecamera fissa. È presente Thomas Irvine della Novo Nordisk, poi 2 atleti della BS Carrera, formazione Continental, Francesco Galimberti e Pierelis Belletta, poi Michele Berasi della General, Davide D'Apporto della Tecnipes e Filippo Dignani della UX Service. Questo invece è il gruppo dove le formazioni magari più titolate, almeno alla vigilia, stanno organizzandosi, comunque stanno inseguendo, tenendo sotto controllo questo tentativo di 6
unità nei confronti appunto del gruppo. Salita del Fornello, quindi con la nostra sintesi siamo passati alla seconda parte della competizione, un vantaggio degli atleti rimasti al comando che è andato via via sottigliandosi. Già al primo passaggio dalla salita del Fornello si era ridotto a un minuto il vantaggio degli uomini al comando nei confronti del gruppo, che non ha mai concesso tantissimo spazio. Massimo siamo arrivati a 3-4 minuti per quanto riguarda il vantaggio degli atleti al comando, quindi è sempre stato un tentativo che è stato tenuto sott'occhio. Adesso sono gli atleti della UAE che stanno cominciando a farsi vedere sulla testa del gruppo. Adesso si comincia a farsi sentire la fatica. Apriamo una piccola parentesi per quanto riguarda gli atleti che si trovano sulla testa della corsa, perché tra gli atleti al comando è presente, dovrebbe esserci ancora almeno, Thomas Irvine, dorsale 103 della Novo Nordisk, ed è una formazione importante questa, perché oltre a fare attività, e già di per questo è già di per sé da lodare, è una società che conta nel suo roster, nei suoi atleti, tutti atleti che hanno diabete. Quindi a dimostrazione che, nonostante una patologia sicuramente importante, sicuramente da tenere sotto controllo, si può comunque fare attività sportive. Tutti gli atleti tesserati per il team Novo Nordisk sono atleti affetti da diabete. Infatti anche alla vigilia della gara una delegazione proprio della formazione è stata accolta dall'amministrazione comunale, mi sembra di Montecatini ma potrei tranquillamente sbagliarmi, proprio per sensibilizzare sull'argomento per appunto questa patologia, che è sicuramente una cosa importante. Sappiamo che può esserci anche un diabete giovanile, per cui questo non vuol dire che non si può fare attività sportiva, anzi è sicuramente un plus fare attività sportiva in tutti i casi, e quindi una testimonianza è importante. Siamo già nella seconda parte della gara, con la situazione che si è abbastanza cristallizzata. Non fa più parte della testa della corsa Filippo Dignani della Work Service, se non andiamo errati, e intanto il gruppo sta continuando a guadagnare nei confronti della testa della corsa. Sembra ormai segnato il destino per gli atleti che si trovano sulla testa della corsa. Una gara sicuramente corsa a ritmi alti, tanto per darvi un dato, la terza ora di gara era passata a 43.550. Ovviamente la prima parte era sicuramente più semplice, questa seconda, quella salita del Fornello, è sicuramente più impegnativa, però comunque c'è da considerare questo dato molto importante. Siamo nuovamente sulla salita del Fornello con il gruppo, dove sono sempre gli atleti del team UAE che stanno facendo l'andatura. Ricordiamo che conta tra le sue fila Diego Ulissi, il vincitore dell'ultima edizione, che come abbiamo sentito dalle interviste ci tiene a far bene e perché no a fare anche il bis, e vediamo anche Irsci che sta scandendo il passo sulla testa della corsa. Poco fa ci sembrava di riconoscere anche Davide Formolo. Sicuramente la UAE è una delle formazioni meglio attrezzate per questa manifestazione, per questa gara, quindi anche alla vigilia era additata come una di quelle da tenere più in considerazione. E da queste immagini dall'alto vediamo anche che il gruppo si è decisamente assottigliato nel numero, e quindi sicuramente adesso si inizia a fare un pochino più sul serio. Cominciano a farsi vedere anche le maglie della Bingoal sulla testa del gruppo, così come quelle della Q36.5 con Fedeli, lo scorso anno secondo. All'altro anno fu secondo Fedeli in questa manifestazione, l'anno scorso correva con i colori della nazionale perché c'era il problema della Gazprom fermata per la guerra in Ucraina, poi quest'anno per fortuna ha trovato un'altra sistemazione la squadra, che conta nel suo staff anche Vincenzo Nibali, quindi Fedeli ancora sulla testa del gruppo, che si fa vedere. Si fanno vedere anche gli atleti della IF, così come continuano per la verità
a farsi vedere quella che possiamo in un certo senso considerare la squadra di casa, quella del team Corratec. Abbiamo sentito Valerio Conti prima di partire, sicuramente una formazione tra le più acclamate alla partenza per la vicinanza territoriale di gran parte dello staff, storicamente parlando anche, però è anche una formazione che, come abbiamo sentito dalle parole di Valerio Conti, ha vissuto una settimana un po' complicata alla Coppa e Bartoli, perché praticamente tutto lo staff prima o poi si è passato un virus e quindi ha debilitato gli atleti, e si sa che correre in queste condizioni non è sicuramente semplice. Adesso si è posto Davide Formolo al comando a scandire il passo nel tratto che comincia a essere più impegnativo della salita, e infatti si mette in lunga fila indiana il gruppo. Davide Formolo ha un passato da dilettante in Toscana, lo ricordiamo, difendere i colori dell'allora Petroli Firenze, il suo direttore sportivo era Daniele Tortoli, ci piace anche ricordare Daniele Tortoli, quindi sicuramente un po' ad aria di casa per Davide Formolo. Prima della partenza abbiamo visto anche la moglie con la figlia, insieme ad altre mogli, ad altre figlie, però abbiamo riconosciuto nello specifico anche la moglie di Davide insieme alla bambina, e quindi un po' una reunion per la famiglia Formolo, che continua Davide a scandire un passo che fa male, perché se da una prima ripresa qua da davanti sembra che non ci sia una grande scrematura, anche se non sembra, guardando però quello che succede nelle retrovie, è sicuramente un bel passo quello di Davide Formolo, che lavora per il suo capitano, per Diego Ulisse, e qui vedete che praticamente il gruppo si è frantumato, si è spezzato, è esploso, sono successe di tutti i colori in questo tratto, perché appunto questo passo imposto da Davide Formolo ha fatto male, e quindi si è praticamente selezionata la testa del gruppo, una ventina forse gli atleti che sono rimasti sulla testa della corsa. Adesso c'è anche la discesa conseguente alla salita, quindi potrebbe anche andare a rinfoltirsi o comunque ricompattarsi il gruppo, però sicuramente è un passo importante quello che sta impostando Davide Formolo. E qui vediamo dalla telecamera fissa appunto che anche Irci va a dar manforte a Davide Formolo, e appunto come vi dicevo si è diviso in due il gruppo, però adesso è praticamente finita la salita, con il conseguente tratto di discesa potrebbe anche ricompattarsi la testa della corsa. Ovviamente è stato annullato il tentativo degli atleti che vi abbiamo ricordato poco fa, lo stavamo dando per scontato, però è sempre bene sottolinearlo, la testa della corsa è quella che vedevamo inquadrata dove c'era la formazione della UAE che stava scandendo il passo, e qui rivediamo la fatica che si fa anche nelle retrovie. Siamo abituati magari a concentrarsi sempre sulla testa della corsa, però è bene sottolineare anche la fatica che si fa per cercare di stare agganciati al treno dei migliori, e ci si tuffa in discesa adesso, e qui l'esperienza o la conoscenza del territorio che vi dicevamo poco fa anche di Formolo, che comunque ha corso in queste zone da dilettante, potrebbe rivelarsi utile. Lo stesso Ulissi conosce queste strade, sia per averci vinto lo scorso anno, ma anche lui per essere toscano e per aver gareggiato lo stesso fin da sempre in questi territori, e quindi anche questa potrebbe essere una malizia in più da tenere in considerazione. Come vedete si è selezionata la testa della corsa, c'è questo drappello di 15 forse 20 unità che si è formato al comando, e se non andiamo errati, quando la corsa transiterà dalla zona arrivo mancherà un giro alla conclusione, quindi siamo a circa 25 km dalla conclusione, un chilometro più, un chilometro meno. Ancora strada a favore per la testa della corsa, e vedete quante sono le persone impegnate per garantire la sicurezza del percorso, dalle forze dell'ordine che abbiamo visto fin dalla mattina anche al ritrovo di partenza, da tutte le scorte tecniche dei motociclisti pistoiesi, e il personale a terra anche dei motociclisti pistoiesi e non solo. Sicuramente tantissime persone impegnate per la riuscita della manifestazione. Volgarmente la gara si chiama la Corsa di Larciano,
ma è riduttivo definirla la corsa di Larciano, perché in realtà è la corsa di un territorio. Ne è testimone il fatto che era presente sì il primo cittadino di Larciano, Lisa Midei, ma era presente anche quello di Lamporecchio, anche perché è il territorio che si lambisce sempre e comunque. E quindi è sicuramente una bella simbiosi questa di un territorio da sempre riconosciuto culla del ciclismo. Oggi non si tocca quel famigerato San Baronto, diventato appunto famosissimo, però lo si lambisce, quindi è sicuramente un territorio importante, e lo stesso pubblico ha risposto in modo copioso. Prima alla partenza, poi dislocandosi nei vari punti più salienti per poter seguire la corsa, e quindi ho visto tanto entusiasmo e tanta curiosità da parte anche degli sportivi. È stata un'edizione questa sicuramente molto partecipata, una gara che comunque non ha mai visto mancare la presenza, anche con tutte le limitazioni Covid, è sempre stata fatta, quindi anche questo è un merito per chi organizza. Però adesso che, diciamoci la verità, sono un pochino più allentate le misure, è anche molto più piacevole andare alle gare. Torna sulla testa del gruppo Davide Formolo, dietro di lui Felix Großschartner, l'atleta austriaco sempre della UAE, e si è formato un drappello piuttosto numeroso sulla testa della corsa, del quale siamo in grado di darvi la composizione. Sono quattro gli atleti della UAE: Ulissi, Formolo, Hirschi e Großschartner. Poi sono c'è Scaroni della Astana con la maglia celeste, tre per la IF con Shaw, Steinhauser e Ili, poi Gebrezabier, Gallopin e Tesfayzon della Trek, Tizza e Guerin della Bingoal, Stewart della Bolton, poi c'è Fedeli della Q36.5 e poi ci sono Fiorelli e Pellizzari della Green Project, che poi in un secondo momento sono stati raggiunti da altri due compagni di squadra, ovvero Zoccarato e Tonelli. Quindi anche la Green Project, eccolo qua, proprio il momento del ricongiungimento di Zoccarato e Tonelli, che vanno ad aggregarsi alla testa della corsa. Quindi dicevamo, anche la Green Project può contare su quattro atleti su questa testa della corsa. Green Project guidata quest'oggi da Luca Amoriello, altro personaggio toscano, quindi anche lui magari ci tiene in modo particolare a far bene in questa gara, e quindi anche lui potrebbe dare qualche dritta in più ai suoi atleti. Non cambia la situazione sulla testa della corsa, è sempre Davide Formolo a scandire il passo. Praticamente questo tentativo, che vi abbiamo ricordato pochi istanti fa, è stato promosso proprio dallo stesso Formolo quando eravamo nel tratto più duro della salita di Fornello. Adesso siamo a Lamporecchio con la testa della corsa. Dicevamo appunto, questo tentativo si è formato grazie al forcing di Davide Formolo, che ha portato via questo drappello, che adesso va a giocarsi la 45esima edizione del Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. Anche la IF fa la sua parte sulla testa della corsa, anche questa formazione conta atleti molto in forma, che sicuramente hanno fatto vedere cose molto interessanti alla Coppi e Bartali, con Shaw e con Ili. E quindi anche questa alla vigilia era una delle formazioni sicuramente più attese. Ovviamente non ce ne vogliano le altre, le formazioni più attese alla vigilia erano quelle quattro del World Tour, ovvero la UAE, la Astana, la IF, la Trek Segafredo. Questa invece è la situazione alle spalle degli atleti che vi abbiamo ricordato poco fa, dove Eolo e Team Corratec stanno provando ad organizzare l'inseguimento. Una quarantina di secondi in ritardo per questo drappello nei confronti degli atleti che abbiamo lasciato sulla testa della corsa, e qui il peso dell'inseguimento è tutto sulle spalle di coloro che non hanno compagni di squadra in questo drappello. Infatti Corratec e Eolo sono due delle formazioni che non contano nessuno in questa testa della corsa. Andiamo a ricordare nuovamente chi sono gli atleti che compongono la testa della corsa: Ulissi, Formolo, Hirschi e Großschartner per quanto riguarda la UAE,
Scaroni per l'Astana, Shaw, Steinhauser e Ely della IF, Gebrezadier, Galopin e Tesfaison della Trek Segafredo, Tizza e Guerin della Bingoal, Stewart della Bolton a chiudere proprio questo drappello, Fedeli della Q36.5 e poi il quartetto della Green Project con Fiorelli, Pellizzari, Zoccarato e Tonelli. Questi gli atleti che hanno già passato il triangolo rosso dell'ultimo chilometro che darà inizio all'ultimo giro, quindi 19 chilometri quando la corsa transiterà dalla zona arrivo, mancheranno alla conclusione. Stewart si mantiene in ultima posizione, l'atleta neozelandese, anche questa è una formazione molto interessante, quella appunto della Bolton, e quindi qui tornano in scena le telecamere fisse per il passaggio praticamente dalla zona arrivo, appunto telecamere fisse e pubblico che piano piano inizia a aumentare, anche perché poco dopo il passaggio dalla zona arrivo c'era comunque uno schermo che rendeva possibile seguire la gara che era in diretta sia sui canali Rai che sul circuito internazionale di CN Eurosport, e quindi era possibile godersi il vivo della corsa dal vivo e anche poter seguire le fasi salienti. Suona la campana per l'inizio dell'ultimo giro. All'ultimo rilevamento tempi 50 secondi il vantaggio per questi corridori nei confronti del gruppo. Vedete il pubblico che è comunque assiepato nella zona centrale di Larciano. Cambi regolari sulla testa della corsa per i 19 atleti che compongono la testa della corsa, appunto. E quindi adesso ci prepariamo a gustarci le fasi salienti. Ed eccolo il passaggio del gruppo dalla zona arrivo, dove sono gli atleti della Eolo Cometa che stanno scandendo il passo, gruppo o comunque quello che ne resta, 55 secondi, quindi pressoché invariato il distacco degli atleti del gruppo nei confronti di questi che adesso vediamo inquadrati. Ancora Davide Formula a scandire il passo sulla testa della corsa, alla sua ruota gli atleti della IF che stanno tenendo d'occhio la situazione. Adesso probabilmente tutti stanno aspettando per l'ultima volta la salita di Fornello per cercare di fare la differenza. C'è da dire che dalla fine della salita per arrivare poi all'arrivo ci sono diversi chilometri, quindi non è proprio un trampolino ideale quello del Fornello. Bisogna essere atleti che comunque hanno un discreto passo per cercare di provare a piazzare la botta buona sul Fornello e poi provare ad andare all'arrivo. La seconda telecamera intanto ci mostra quella che è la situazione sul gruppo, sempre Eolo e Team Corratec che si suddividono il ruolo di scandire il passo, ma non cambia la situazione perché siamo sempre a circa 50 secondi di ritardo del gruppo dagli atleti che adesso siamo tornati a guardare e a seguire con la prima telecamera. Ovviamente avendo due telecamere è possibile anche cercare di monitorare la situazione in contemporanea sulla testa e sul gruppo. Certo è che la corsa ormai sembra limitata a questi 19 atleti che sono sulla testa della corsa. Anche la Trek Segafredo ha un trio di corridori di tutto rispetto composto da Gebrezadeh, Galopin e Tesfaison, e quindi anche loro sicuramente vorranno provare a fare la differenza. Ormai siamo in attesa dell'inizio della salita, che sarà l'ultima volta in cui viene affrontata, appunto l'ultima delle quattro volte in cui viene affrontata la
salita, e quindi siamo un po' tutti in attesa di questo momento, perché verosimilmente potrebbe essere questo il momento della verità di questo 45esimo Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. Ricordiamo l'organizzazione dell'Unione Ciclistica Larcianese che grazie a una sinergia di amministrazioni comunali e sponsor ha reso possibile far tornare il grande ciclismo a Larciano, e quindi inizia a salire la strada. Ancora Davide Formola a scandire il passo, quindi è abbastanza chiara la tattica, lo era anche alla vigilia, la tattica della UAE, tutti per Diego Ulissi come giusto che sia, e quindi l'AIF ha intuito, se così possiamo dire, le intenzioni della formazione diretta quest'oggi da Marco Marzano, e quindi adesso è veramente il momento della verità. Si inizia a salire verso verso la cima della salita e Formolo giustamente esaurisce il suo lavoro, ha visto proprio, si è scansato, ha finito il suo lavoro e adesso dovrebbe essere Grosschartner che prova a prendere il comando della situazione con Diego Lissi che prova a mettersi alla sua ruota, ma vediamo movimento anche tra gli atleti della IF. E quindi comincia ad assottigliarsi anche il drappello di testa, ha alzato bandiera bianca Formolo, e lo ha fatto anche Shaw, l'atleta della IF, ci sembrava proprio Shaw, e quindi ovviamente loro hanno esaurito il loro compito e quindi possono pensare di arrivare all'arrivo con tutta calma. La palla adesso passa ai propri compagni. Sembrano in difficoltà anche un paio di atleti della Green Project, Zoccarato lo vediamo in leggera difficoltà, così come Guerin della Bingol, che chiudono questo drappello. Poco più avanti anche Fiorelli sembra perdere le ruote di questo drappello, così come nel passaggio precedente. Anche in questo la UAE forza i tempi, prima era Formula, adesso è Grosschartner, non cambia molto la situazione. Si stacca anche Fiorelli, abbiamo visto proprio con la coda dell'occhio, piano piano ovviamente adesso si comincia a far decisamente sul serio, quindi è anche un pochino logico che qualcuno accusi la fatica. Lunga fila indiana per questo drappello, abbandonato decisamente Zoccarato, così come Fiorelli e così come Guerin, mentre tre atleti della UAE, che sono Grosschartner, Hirschi e Formolo sulla testa, con Ili e Steinhauser della IF. Anche Scaroni riesce a mantenersi agganciato, l'atleta della Astana, mentre anche Stewart sembra un po' perdere contatto, così come Tesfayzon della Trek, mentre molto più pimpante il compagno di Tesfayzon, Gebrezabie, si alza sui pedali sulla sinistra del teleschermo. C'è la botta però sulla destra del teleschermo, c'è la botta di Ili, prova a rompere gli indugi l'atleta della IF e sembra che nessuno abbia le forze per andare a recuperarlo, o comunque prendono dire sotto gamba questo tentativo. Il primo a intuire, a fiutare il pericolo è Gebrezabie, Emanuele Gebrezabie della Trek, che come dire ha fiutato il pericolo e prova tutti sui pedali in questo momento a riportarsi sull'atleta della IF. In un primo momento sembrava che riuscisse a riportarsi su di lui, però sembra aumentare il vantaggio di Ili nei confronti di Gebrezabie, che adesso si risiede sulla sua bicicletta e del suo passo prova ad andare a recuperare Ili. Intanto alle retrovie anche Fedeli e Ulissi sembrano un pochino in difficoltà, Scaroni davanti a loro, poi ancora Steinhauser della IF, poi Gebrezabie che è stato recuperato da questo drappello. Adesso Ulissi si rende conto probabilmente di essere un po' troppo indietro in questo drappello e quindi prova da sé ad andare a recuperare Ili, e Tesfayzon non ce la fa a tenere questo drappello, e anche Fedeli sembra un pochino in difficoltà. Chi non sembra in difficoltà è Ili, che adesso si volta appena appena alla sua sinistra per controllare la situazione, ma complice anche la strada
un pochino più favorevole, fatta di curve contro curve, potrebbe anche guadagnare l'atleta della IEF, che ha già iniziato il tratto di discesa. Ben Ely, l'atleta della IEF, l'atleta irlandese, è comunque un corridore che nel suo palmarès vanta anche il titolo di campione nazionale a cronometro nel 2022. Quindi, anche quando poco fa vi dicevamo che c'è un po' di strada tra la fine della salita e la conclusione, e quindi potrebbe essere importante avere un bel passo, oltre che la condizione, e questo è ovvio, è comunque una caratteristica che appartiene all'atleta che vediamo inquadrato, a Ben Ely, della squadra della IEF, e quindi non è da sottovalutare questo tentativo. Discesa che ormai è conosciuta dagli atleti, visto che questa è la quarta ed ultima volta che viene affrontata, e quindi con l'elicottero riusciamo anche a seguire le traiettorie di Ben Ely, che appunto grazie a queste curve contro curve ha perso anche il contatto visivo con chi lo insegue. Una coppia si è sganciata alla caccia proprio di Ben Ely, che affronta con sicurezza queste curve, sì, perché la conosce, ma sintomo anche di una bella condizione. Questo invece è il drappello degli inseguitori, che è rimasto in 4-5 unità con due contrattaccanti che vediamo proprio adesso dalla telecamera dell'elicottero, con Ely in basso nel teleschermo, mentre adesso sull'alto spuntano i due contrattaccanti, ma praticamente minimo il vantaggio dei due contrattaccanti nei confronti del resto del drappello, quindi a breve potrebbero anche ricompattarsi. Una decina di secondi il ritardo, o meglio il vantaggio di Ely nei confronti di chi insegue, ma andiamo all'arrivo adesso, quindi potrebbero essere comunque secondi importanti per l'atleta della IEF, che in tutta sicurezza continua ad affrontare le curve che lo porterà poi nell'abitato di Lamporecchio. E quindi ci gustiamo ormai le fasi finali di questa 45esima edizione del Gran Premio Industria Artigianato di Larciano. Grazie alle molteplici telecamere siamo in grado di vedere anche vari sviluppi della corsa in tutti i frangenti del gruppo, dalla testa agli inseguitori. Ormai possiamo dire che la corsa è qua. Il 45esimo vincitore della gara di Larciano verrà fuori tra questi corridori. Vedremo chi si potrà organizzare alle spalle di Ely, che intanto può contare su Steinhauser, il suo compagno di squadra, che probabilmente cercherà di favorire in tutto e per tutto la sua azione. Eccolo qua che siamo tornati con la telecamera proprio sull'atleta al comando, e dobbiamo vedere appunto chi avrà le forze e la voglia di organizzarsi alla caccia appunto di Ben Ely. Anche lui esce dalla coppia Bartali, sicuramente quindi una buona settimana per lui, anche con ottimi piazzamenti a ridosso dei migliori, anche sul podio. Quindi come dicevamo proprio all'inizio, questa gara tappe precedente a Larciano può rappresentare un ottimo allenamento, non ce ne vogliano gli organizzatori, ma insomma per dire che comunque il passo della gara è sicuramente migliore come più di qualsiasi altro allenamento. E intanto abbiamo già visto il cartello che indica meno di 10 km alla conclusione, e quindi veramente siamo nelle fasi conclusive con Ben Ely, che dimostra di avere ancora un bel passo efficace, perché lo dicevamo appunto nel suo palmarès conta anche un titolo a cronometro della sua nazione, l'Irlanda, e quindi è sicuramente da non sottovalutare questa caratteristica. Rientra anche Gallo Penn sulla testa della corsa della Trek Segafredo, che va ad aggiungersi a Gebrezabier come compagno di squadra, un compagno di formazione, quindi sicuramente una mano importante per la Trek. Vedremo però le energie che possono essere rimaste a Gallo Penn dopo appunto essere rientrato grazie soprattutto alla discesa.
quindi quando mancano meno di 10 chilometri alla conclusione, la situazione vede Ben Healy al comando e a una decina di secondi, poco più, il drappello dei contrattaccanti, che magari cercheremo anche di capire chi conta in Coscaroni, per esempio, poi con il 33 appunto Gallopin e Gebrezabie, Fedeli, Ulissi, poi è presente anche Steinhauser per quanto riguarda la IF e dovrebbe esserci anche Grosschartner per la UAE. Questo a spanne il drappello dei contrattaccanti che stanno provando ad organizzarsi. Quindi Trek e UAE ha sicuramente la doppia presenza di corridori alle sue spalle, e Fedeli della Q36.5 o Scaroni che sono da soli magari possono giocare un pochino più di rimessa. Però questo è un momento in cui non si possono fare troppi calcoli, perché Ben Healy va, l'azione di Healy è sicuramente efficace e la vediamo che continua a pedalare bene l'atleta della IF, che adesso si è voltato un attimo alla sua sinistra per capire la situazione, però sicuramente buono ancora il passo e via via che Healy vede i cartelli che lo distanziano dall'arrivo con numeri sempre inferiori, è sicuramente morale per questo corridore, perché ovviamente prende morale perché sa che l'arrivo si avvicina, sa che le sue fatiche stanno per essere coronate da qualcosa di importante, e lo vediamo che adesso cerca di mettersi anche nella posizione più aerodinamica possibile alla caccia del traguardo. 3 chilometri alla conclusione per Ben Healy, e mentre sempre una quindicina i secondi di ritardo, ma non c'è un grande accordo alle spalle di Healy, perché come vediamo quando ci sono questi tentativi in solitaria per andare a riprendere chi si trova alla caccia, vuol dire che non c'è tanto accordo. E transita a 3 chilometri dalla conclusione proprio Emmanuel Gebrezabie della Trek, a una ventina di secondi di ritardo, quindi sembra ormai fatta per Ben Healy, l'atleta appunto della DIF, mentre seguiamo con le nostre immagini invece Gebrezabie, l'atleta della Trek, che sicuramente sta provando a diminuire almeno il distacco da chi lo precede, ma potrebbe essere una reazione tardiva per l'atleta dell'Eritrea. Lamporecchio per Ben Healy per l'ultima volta, e ormai davvero dove non arrivano le gambe arriva la testa dell'atleta della IF, che sa che sta arrivando anche l'Eritreo Emmanuel Gebrezabie, ma potrebbe essere, come detto, una reazione tardiva quella dell'atleta della Trek. Bellissimo fisico quello di Emmanuel Gebrezabie. 2 chilometri alla conclusione intanto per Ben Healy, e ovviamente quando poi ci avvicineremo alla conclusione entrerà in funzione anche la telecamera fissa che ci permetterà di goderci in tutto il suo splendore la vittoria di Ben Healy, perché ormai è come dire scontata, a meno di problemi dell'ultimo momento per l'atleta della IF, mentre Gebrezabie sente il fiato sul collo del drappello dei contrattaccanti. È ormai in vista dell'ultimo chilometro Ben Healy, ancora un paio di semicurve e poi vedrà il triangolo rosso dell'ultimo chilometro l'atleta della IF, mentre Gebrezabie è nella classica posizione a bagnomaria, come si dice in gergo, perché è l'immediato inseguitore di chi si trova al comando, con gli inseguitori, i contrattaccanti che sono alle sue spalle, ma le immagini adesso giustamente ovviamente vanno a concentrarsi soprattutto su Ben Healy, l'atleta irlandese della IF, che vedete nonostante ormai siano già diversi chilometri che si trova al comando solitario, continua ad avere una buonissima posizione, una bellissima posizione e soprattutto efficace. Si volta, ma quasi più per essere sicuro che non per altro, perché ormai solo 1000 metri, poco più, lo separano dalla vittoria del 45esimo Gran Premio Industria Artigianato di Larciano. Sicuramente una bellissima settimana quella per Ben Healy, che va a coronare anche un ottimo lavoro di squadra.
come detto alla vigilia erano sicuramente le formazioni più attese, quella della Trek, della IF, della UAE e della Astana, e praticamente non si sono fatte attendere insieme comunque a tutte le altre che hanno reso un bellissimo spettacolo di questo Gran Premio Industria e Artigianato. Continua a voltarsi, ma riceve anche gli applausi Ben Ivi, perché ormai è fatta per l'atleta della IF, che inizia già il tratto transennato e può godersi la vittoria. Un lungo rettilineo tutto per lui, due ali di folla per l'atleta della IF, che davvero può godersi questo finale, perché un po' come in ogni sogno di bambino e non solo, se uno immagina di vincere una gara, questa è forse la condizione migliore. Non molla comunque, nonostante ormai la vittoria salì, continua a pedalare fino quasi agli ultimi metri e poi può alzarsi sulla sua bicicletta e tagliare il traguardo a braccia alzate, dove il pubblico lo accoglie festante, come è giusto che sia. Prima posizione quindi per Ben Ili, arriva in seconda posizione a una 27 secondi di ritardo l'atleta dell'Eritrea Emmanuel Gebrezabier, portacolori della Trek Segafredo. Un po' di rammarico per lui per questa seconda posizione, che ha visto sfumare la vittoria per poco, e poi praticamente lanciata la volata per il drappello dei contrattaccanti, che andranno a battersi per la terza posizione sul podio. Lanciata la volata, dove vediamo a primeggiare l'atleta della Bolton, Mark Stewart della Bolton, quarta posizione per Nathanael Tesfayzion della Trek, quinto Diego Ulissi della UAE, sesto il suo compagno di squadra Felix Grosschartner, settimo Tizza della Bingoal, ottavo Gallopen della Trek, nono Scaroni della Astana e decimo Tonelli della Green Project. E mentre seguiamo proprio Ili, che si dirige con gli organizzatori e anche il suo staff qualcuno verso il podio, e ci rivediamo proprio le immagini della vittoria a braccia alzate di Ben Ili, noi vi salutiamo e vi rimandiamo però alle interviste che abbiamo realizzato ai primi tre classificati e anche ad altri protagonisti di questo 45esimo Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano. Ben Ili, per te una vittoria, una bella settimana questa. Sì, dopo un periodo un po' complicato per me, tornare con una performance in questo modo è davvero una bella soddisfazione. Gli ultimi chilometri per te sono stati come un sogno. Eh sì, davvero, in effetti quando uno pensa a una gara, finirla così è davvero un sogno. Second position. Emmanuel Gebrezabier, seconda posizione, troppo forte Ili oggi. Sì, in effetti sì, è stato forte, ho provato a fare quello che potevo negli ultimi chilometri, ma sono contento anche così. Sei contento allora? Sì, sì, sono contento. Mark Stewart. Terza posizione, sei contento? No, sono molto contento. La terza corsa in 8 giorni, finirla su un podio in un posto così bello, in un ambiente così bello, sono molto molto contento. Una gara veramente veloce oggi. Sì, sì, una gara veramente veloce, e comunque concluderla sul podio, sono davvero molto contento. Per la Lega Ciclismo Professionisti, Marcel Vulpis, oggi una bella giornata e una bella distribuzione. Assolutamente, ma questa è una gara che noi dobbiamo assolutamente potenziare anche nei prossimi anni, anche con una distribuzione ancora più forte sul fronte internazionale, perché la Toscana e questo territorio meritano di essere conosciuti in tutto il mondo. E oggi è stata una bella cartolina. Beh, assolutamente, poi tre campioni a livello internazionale di tre team di altissimo profilo, quindi portano l'immagine di Larciano e della Toscana in tutti i paesi in cui giustamente la Toscana e l'Arciano devono essere conosciuti. Primo cittadino di Larciano, Lisa Midei, oggi una giornata da manuale, giornata bellissima dal punto di vista meteorologico, tante persone, il territorio che è stato visto in tutto il mondo. Un amministratore chiede solo giornate così. Sì, allora per noi ci siamo un po' troppo abituati a queste cose, perché francamente l'Uccello Arcianese ci regala sempre un'iniziativa meravigliosa. Quest'anno è stato un po' tutto sottotono per la mancanza
della presenza di Giuliano Baronte e di Pietro Marradini, perché noi siamo abituati, no? Le vedevamo scorrazzare per tutto in su e giù proprio per far sì che le cose andassero al meglio, e loro non c'erano, quindi insomma un po' chi li ha conosciuti ha avuto questa immensa fortuna, questa cosa l'ha sentita, questa assenza. Però la manifestazione è andata benissimo, ringrazio tutte le forze dell'ordine veramente impegnate che hanno fatto sì che tutto si svolgesse in sicurezza, e poi è bello, ecco, vedere le nostre colline, quindi insomma tutto bene. Alessio Baronte, oggi era la giornata anche per ricordare il padre Giuliano, c'era anche la scritta sotto lo striscione di arrivo a ricordarlo, una giornata perfetta dal punto di vista sportivo, meteorologico, del pubblico, veramente un bellissimo spot per il ciclismo e per il territorio. Ma sì, abbiamo aderito nuovamente anche quest'anno come ogni anno a questo Gran Premio, quest'anno avevamo uno stimolo in più per ricordare il babbo, e questo lo abbiamo fatto. È stata una giornata direi bellissima, il tempo da come era la mattinata ci ha assistito e forse qualcuno ci ha voluto bene, e niente, vi ringraziamo tutti e vi auguriamo un arrivederci al prossimo anno, che sarà un anno forse più ricco di quello di quest'anno. Il presidente dell'Unione Ciclistica Larcianese Gabriele Varignani, a conclusione della giornata, abbiamo fatto quasi tutto praticamente, possiamo tirare un sospiro di sollievo? Possiamo tirare un sospiro di sollievo, abbiamo avuto un degno vincitore per il 45esimo Gran Premio Industria e Artigianato, qualcuno da lassù ci ha guardato per fare il degno vincitore. Avevamo dei grossi problemi di organizzazione sul tracciato, delle grosse criticità su Vinci. Un messaggio alle 16 è arrivato che ci ha fatto i complimenti per la criticità di Vinci superata in maniera eccelsa, e dicendo che all'Arciano non ci si sbaglia mai. Siamo un gruppo di amici, un gruppo di volontari, non lo facciamo, lo facciamo solo per passione. E questo ripaga di milioni e milioni di giorni di sforzi, di notti insonni specialmente ultimamente. E devo ringraziare tutti questi ragazzi che sono qui sotto, e grazie a loro che siamo qua oggi. Anche dalle voci degli addetti ai lavori si sono complimentati e in parte stupiti dell'accoglienza, e questo fa parecchio piacere. L'accoglienza all'Arciano è in primis. Ho la fortuna di avere, sfortunatamente, essere in questo mondo. Fortunatamente, essere in questo mondo, e quando chiami gli amici vengono. E sono venuti amici da Milano, da Roma, che hanno contribuito alla sicurezza, hanno contribuito alla bellezza del 45esimo Gran Premio Industria Artigianato. Siamo arrivati in fondo, felici, e siamo qua ora a festeggiare questo 45esimo. Ci siamo già messi in moto per il 46. Ci sono dei ringraziamenti da fare? Ringraziamenti agli sponsor non sono inutili, ma sono fondamentali. Però il ringraziamento più forte glielo devo dare a quei ragazzi che tutte le sere sono qua con me. Sono qua con me in questa stanza quassù, in via Roma, dove ci perdiamo delle serate, ritagliando tempo alle famiglie, alle persone nostre care. Devo ringraziare i due fratelli Baronte, che sono sostituiti al padre, ma il padre è qui con noi anche oggi. A tutti coloro che stamattina si sono svegliati alle 5 per andare a sistemare il percorso, a tutti coloro che stamattina alle 5 hanno attaccato questi striscioni, a tutti coloro che ieri hanno preparato tutti, a tutti coloro che il 28 marzo dell'anno scorso si sono messi in moto per il 45esimo Gran Premio Industria Artigianato, tutti, dall'amministrazione e a chi, tutti. Importante, questi ragazzi hanno una marcia in più, senza di loro io non sarei qui a parlare per voi.